Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Questo prodotto che vi stiamo proponendo vuole essere una sorta di dietro le quinte del progetto eLove. In particolare, come sapete, a Torino abbiamo individuato una certa modalità del progetto, che è quella di partire da prodotti originali fatti dai cittadini, fatti dai ragazzi, fatti nelle scuole, eccetera. Ma in realtà il prodotto di Love nasce, parentesi, Love sì, è per l'amore per la lettura, ma è anche un acronimo che significa leggere ovunque. Quindi è un progetto che nasce, tra l'altro, a Tor Bella Monaca, insieme a Liber Liber, insieme al municipio, di un municipio romano, e nasce come grande biblioteca all'aperto, in realtà vuole essere una sorta di inserirsi in una mutazione in atto anche della pratica del leggere, insomma, la lettura in movimento sui propri device personali si sta affermando come una modalità di fruizione abbastanza diffusa di contenuti testuali, sonori, multimediali. Quindi l'idea era quella che chi magari percorre una strada, prende un autobus, va in una piazza particolare, incontra una serie di contenuti che sono poi in realtà dei libri che possono essere letti attraverso il meccanismo del QR code, eccetera. Abbiamo naturalmente lavorato come dire, ragionare sui contenuti e per fare questo ci siamo collegati strettamente all'esperienza di Liber Liber. Perché? Perché l'idea era quella appunto di proporre una serie, promuovere anche una serie di classici di tutto il mondo, spesso dimenticati dal grande pubblico, ma anche curare anche diversi aspetti, ragionare insomma in termini di una sorta di biblioteca. Che avesse le proprie sezioni, che avesse i propri filoni, i propri filoni culturali, quindi sono stati fatti i grandi classici italiani, abbiamo curato i grandi classici internazionali, la scrittura delle donne, la sezione dedicata ai ragazzi, la sezione dedicata alla musica, insomma, una biblioteca che nella sua prima esperienza è stata circa 200 titoli. Poi questa esperienza ha camminato da Tor Bella Monaca, è andata attraverso le linee dell'ATAC un po' in tutta Roma. Questi pannelli sono stati presenti nelle metropolitane, alla stazione Termini. Insomma, e da lì è iniziata un'esperienza, come dire, di disseminazione. Naturalmente, questo non è un progetto, diciamo così, commercialmente particolarmente, come dire, appetibile. Come dire, è un'esperienza che vuole spingere a leggere, insomma. Quindi spingere a leggere significa spingere a leggere anche chi non è abituato a farlo, chi incontra la lettura per puro caso. E quindi il discorso è stato anche quello di, il tentativo è stato quello di individuare alcuni luoghi. Abbiamo detto la stazione, abbiamo detto le piazze, abbiamo detto la metro, ma poi anche i mercati locali. In 32 mercati a Roma è stato realizzato questo progetto. E poi anche negli ospedali, soprattutto quelli pediatrici, proprio perché, come dire, era stata una necessità, una richiesta di avere la possibilità per le mamme di leggere piccole storie, cose del genere, canzoni, canzoncine, eccetera, ai propri bambini durante l'attesa di una visita. Ma poi il discorso appunto, può essere ancora adesso declinato in vari modi. È un progetto che ha delle sue caratteristiche, ma si può adattare a diversissimi scenari. Questa cosa l'abbiamo fatta, appunto, dicevo, fin da subito in partnership con Liber Liber, e
questa mi sembra un'occasione buona per capire un po' meglio, spiegare anche un po' meglio a chi vuole, insomma, capire come funziona il progetto, come ha funzionato il progetto, un'occasione per parlare di Liber Liber. È per questo che qui accanto a me c'è Marco Calvo, che è stato il fondatore e il propugnatore del progetto, e a lui intanto cederei la parola per spiegarci intanto come è nato, quali sono le caratteristiche, come funziona. Daremo a lui lo spazio e poi magari faremo qualche domanda in più. A te, Marco. Allora, intanto un saluto a tutti. Sì, dunque, Liber Liber è un'associazione di volontariato. Qui ho preparato delle slide per essere un po' più sintetico. Sostanzialmente, siamo una ODV, un'organizzazione di volontariato. Ci sono un migliaio e rotti di persone che collaborano in modo più o meno intenso con l'associazione. C'è uno zucchero duro di una decina, di una quindicina di persone che da molti anni ci segue, quindi è diventata molto esperta, e poi ci sono tantissimi che magari contribuiscono semplicemente segnalando un refuso o dandoci un suggerimento per una copertina. Siamo nati 30 anni fa, li compiamo esattamente il 28 novembre di quest'anno, e il sito tutto sommato va abbastanza bene, a circa 200.000 persone al mese, che per un'iniziativa che si occupa di libri, per di più digitali, non è male. L'associazione, i volontari sono organizzati in progetti. Ogni progetto, diciamo, è concentrato su un argomento. Quindi il Manuzio è quello che trasforma i libri in carta in libri digitali. Il libro digitale, in quanto tale, si può riprodurre a costi sostanzialmente zero, e quindi consente a noi di distribuire ogni anno alcuni milioni di libri, cosa che evidentemente non sarebbe possibile con i libri tradizionali, al prezzo di, appunto, avere un oggetto digitale, non un oggetto in carta. Ma per chi è, diciamo, preoccupato per l'ergonomia del libro digitale, ormai i lettori di ebook, quelli basati sulle Ink, una tecnologia di schermo che è diversa da quella dei cellulari, è ormai molto prossima a essere non distinguibile dalla carta. Quindi la lettura è molto confortevole, anzi con dei vantaggi, ad esempio con un clic si può ingrandire il carattere. Volendo si può attivare la retroilluminazione, quindi si possono leggere anche al buio, e il peso è inferiore a quello di un libro tradizionale. Quindi a volte alcune letture impegnative sono impegnative non tanto per il numero di pagine, ma proprio per il peso fisico dell'oggetto libro. Quindi diciamo, i libri elettronici non piacciono a tutti, però molte delle ragioni che c'erano qualche anno fa di essere diffidenti nei confronti del libro elettronico, con la tecnologia di anno in anno stanno venendo sempre meno e i vantaggi diventano sempre più evidenti. La musica, abbiamo molte migliaia di brani, quasi altrettanti attendono di essere pubblicati, perché prima di pubblicare facciamo un lavoro abbastanza impegnativo per risalire agli esecutori, al direttore d'orchestra, all'anno di incisione, eccetera. Quindi non è tanto una questione di reperire il file quanto di inquadrarlo storicamente, ci chiede un po' di lavoro. Diciamo, speriamo in un anno o due di arrivare a un 20.000 brani. Libro parlato, è stato chiesto per anni a gran voce dagli stessi utenti, e cioè il libro non letto dal computer, anche se pure su questo fronte la tecnologia ci sta aiutando molto, ma letto da volontari. A volte sono attori, a volte sono volontari che hanno un po' studiato dizione. Abbiamo al momento un centinaio di titoli già pronti. Questi non sono appunto i 4.000 e passa in forma digitale, sono molti di meno, perché creare un audiolibro, a parte che richiede, diciamo, una persona che abbia anche delle doti fisiche, nel senso che non tutti i timbri di voce vanno bene,
non tutti sanno usare bene un microfono, fare le operazioni di montaggio audio, eccetera. Insomma, è un lavoro non banale quello di produrre un audiolibro, ma poi c'è dietro tanto lavoro, nel senso che per fare I Promessi Sposi, ad esempio, sono servite circa 200 ore di lavoro, quindi è abbastanza impegnativo. Liber Scuola è un progetto che è rimasto un po' in embrione e l'idea era di mettere il più possibile strumenti utili alla scuola, attingendo al patrimonio del pubblico dominio, che è un tema che magari dopo approfondiamo. Per ora facciamo una rapida carrellata. Liber Neo, che poi nel tempo si è sviluppato, adesso si chiama Liber Lab, è, diciamo, tutta la parte un po' più da nerd, da chi smanetta con il computer, è tutta la parte tecnologica che sta alle spalle del progetto, quindi il database, i metadati, l'interazione con altri progetti di biblioteche digitali, lo sviluppo di un'app che faciliti la fruizione dell'archivio ai ragazzi, eccetera, eccetera. Insomma, una serie di cose più tecnologiche. Open Alexandria è il contenitore di queste innovazioni. Open Alexandria in particolare è l'apertura di Liber ad altri progetti simili al nostro nel mondo, perché in ogni nazione praticamente c'è un progetto di trasformare in digitali il proprio patrimonio letterario. Però tutti i progetti, non solo noi italiani, hanno il problema tecnologico del software. C'è poco o nulla di già pronto, e quindi noi in questi 30 anni abbiamo costruito una serie di strumenti, e l'idea attraverso Open Alexandria crearli come open source, e quindi dare la possibilità a tutti i progetti nel mondo di sfruttare il lavoro che abbiamo fatto in questi 30 anni e che fra l'altro stiamo ulteriormente affinando proprio nel 2024, perché abbiamo vinto un bando del Ministero della Cultura che ci ha dato finalmente un po' di risorse, quindi, diciamo, lo sviluppo della piattaforma sarà molto accelerato nei prossimi mesi. Ci sono poi altri progetti, il book crossing con libri liberi, cioè il fatto di disseminare di libri fisici il mondo di libri da condividere. Liber Courage è sostanzialmente, nel corso del tempo, gli stessi utenti di Liber ci segnalavano refusi, un lavoro molto prezioso che è facilitato dalla natura digitale dei nostri libri. Correggere un'edizione cartacea ha dei costi, e devo dire molto spesso gli editori non lo fanno, non li affrontano. Per noi invece correggere un libro digitale è molto facile, tant'è che dopo 30 anni la nostra biblioteca ha testi con un'affidabilità molto alta, addirittura ci sono editori nazionali che attingono al nostro archivio perché la nostra edizione è più attendibile di quelle commerciali, pur essendo un progetto basato su volontariato. Ma questo è reso possibile dai 200.000 utenti mese, che ovviamente si accorgono di tutto, anche di una virgola messa fuori posto. Ci impressionò tempo fa un ricercatore che, leggendo poche righe della Divina Commedia, riusciva a dirci da quale anno, di quale edizione si trattava, di quale anno, da quale editore, eccetera, come quegli assaggiatori di vino che bevono un sorso e ti dicono, no, l'anno, la cantina, l'orientamento del vigneto, eccetera. Solo che lui era certificato, cioè effettivamente indovinava, quindi era veramente impressionante. Qui poi nella presentazione era previsto fare ascoltare, vedere, eccetera, dei contenuti. Qui c'è un brano musicale, l'esplorazione della biblioteca. Qui c'è un pezzo del Pinocchio di Collodi in versione audiolibro, letta da una volontaria di origini toscane, quindi ha una lieve inflessione toscana, che però con Collodi, che era toscano, sta benissimo. E che cosa vogliamo fare per il futuro?
Ovviamente sia fare questa parte che sembra un po' noiosa ma è molto importante, quindi sviluppare la piattaforma tecnologica, perché più la tecnologia è evoluta più è amichevole, più è facile, più è intuitiva. A volte si crede il contrario, che una cosa più è tecnologicamente avanzata più è complicata. No, in realtà la tecnologia appare difficile e complicata quando non è evoluta. La tecnologia molto evoluta è assolutamente naturale, intuitiva, e noi vogliamo arrivare a questo, fare in modo che il sito dei Liber Liber sia facile. Oggi ancora non lo è, perché ad esempio un ragazzo, un signore o una signora esperta di computer riesce a scaricare facilmente il nostro libro, perché fa click, parte il download, il file arriva nel computer e poi dal computer si gestisce. Però queste operazioni non sono banali per tutti. Ad esempio, ci capita, perché noi mettiamo il numero di telefono apposta per aiutare gli utenti, una persona che clicca sul libro, scarica il file il computer lo salva nella cartellina download, ma per molte persone no, questa cosa è sconosciuta. Quindi ci dicono, io ho cliccato sulla Divina Commedia, ma dove è finita? Perché poi il computer, dopo che l'ha salvata nella cartellina download, non fa nulla. Mentre i telefonini ci hanno abituato che se io vado, che ne so, su uno store e compro un brano musicale, dopo averlo pagato, parte l'ascolto. Se compro un libro, mi appare dentro il programma per la lettura di libri e lo posso immediatamente leggere. Sul computer questo non succede, quindi non è molto intuitivo. Per l'utente esperto è un'assoluta banalità. Doppio clic, va nella cartellina download, doppio clic e lo apre. Ma per l'utente inesperto che non sa nemmeno di avere una cartellina download, questa cosa non è intuitiva, non funziona e la vogliamo risolvere. Stiamo studiando per far sì che sia accessibile a tutti. Infine, se riesco, vi farei vedere l'ultimo progetto, che è il... allora, vediamo... Ecco, vi faccio vedere solo la schermata. Non so se riuscite a vederlo. Ancora no. Ok. Qui il computer si sta lamentando e mi dice... No, vuole che riavvio Chrome, dovrei chiudere la connessione. Va bene, non ha importanza. Andate su liberliber.it, c'è il progetto LiberClick e lì vedete le foto di quei manifesti che si possono anche stampare in proprio, perché uno dei manifesti è proprio il formato A4, quindi della stampante che abbiamo in casa tutti. Si stampa questo manifesto, compaiono le copertine di alcuni libri e sopra ciascuna copertina c'è un codice QR, che sono quelle immagini fatte da quadratini con tanti puntini. Queste immagini particolari, se vengono inquadrate dal telefonino, in automatico vanno ad aprire il libro che corrisponde alla copertina che sto visualizzando. Quindi visualizzo la copertina dei Promessi Sposi, inquadro il suo codice QR e dopo pochi secondi mi ritrovo i Promessi Sposi sul telefonino. Questi manifesti si possono stampare anche in proprio, quindi ad esempio se volete metterli, stamparli nella vostra scuola lo potete fare. E in basso c'è il link a tutto l'archivio, quindi vediamo nel poster un'anteprima di una dozzina di libri, ma poi c'è il rimando agli altri 4.000, quindi poi l'accesso è completo. Qui specifico che il progetto è no profit, l'accesso ai libri che sono in edizione integrale è gratuito e non serve nemmeno registrarsi, quindi navigando in modo anonimo nel sito si può accedere al 100% dei contenuti. Noi questo l'abbiamo fatto apposta, è proprio una nostra politica, quindi no registrazione, è tutto gratuito. Dopodiché siamo un'associazione, quindi se poi qualcuno vuole fare una donazione molto utile l'accetto. E quindi niente, insomma, va bene Marco, come dicevi te, alcune questioni forse meritano un approfondimento, anche così per capire un po', per entrare un po' meglio nella filosofia del vostro progetto. E la prima cosa, appunto, la prima cosa un po' su cui ragionare è proprio il valore del pubblico dominio,
valore del pubblico dominio e possibili, con due possibili, diciamo così, pericoli che vengono magari erroneamente individuati da chi si avvicina un po' a questo mondo. Il primo è il conflitto con l'editoria. Ah, ma questa cosa è allora è contro gli editori, gli editori non guadagnano sui testi, eccetera, eccetera. E l'altro è il discorso della, come dire, dell'illegale e legale, cioè come si fa a distinguere, no, una cosa legale, che ovviamente fa parte un testo legalmente da, cioè scaricabile, come sono quelli vostri, da invece qualcosa, da tanto materiale, documentazione, eccetera, che può essere scaricata ma illegalmente poi riprodotta. Certo, sì, effettivamente su questo tema c'è un po' di confusione, quindi si corrono anche dei rischi a dirla tutta se non ci si informa. Allora, il primo tema è il più semplice, cioè se un progetto che regala libri dà fastidio o è un problema per l'editore che invece legittimamente e fortunatamente vive di libri. In realtà non c'è nessun conflitto. Intanto c'è un dato che sembra un po' bizzarro, ma ai noi è così. Gli editori non vivono di narrativa. Cioè il fatturato che una casa editrice fa con la narrativa è quasi sempre assolutamente trascurabile. È una quota molto bassa. Gli editori di solito vivono con i libri scolastici, con la letteratura scientifica, con la manualistica di consultazione, eccetera, eccetera. Con la Divina Commedia, diciamo, non si arricchisce nessuno. Detto questo, però, c'è anche un altro aspetto che in qualche modo ci fa capire che il pubblico dominio in realtà è una ricchezza, ed è il motivo per cui è stato inserito in quasi tutte le costituzioni nel mondo come un bene da tutelare, perché il pubblico dominio che cosa ci dice? 70 anni dopo la morte dell'autore, la sua opera diventa patrimonio dell'umanità. Questa cosa sembra una roba astratta, ma in realtà vuol dire che chiunque può stampare la Divina Commedia. Quando chiunque può stampare la Divina Commedia, si realizza, io trovo sul mercato tante edizioni diverse, più o meno curate, con un apparato scientifico più o meno valido, con delle illustrazioni più o meno belle, eccetera, eccetera. Insomma, un'opera di pubblico dominio è un'opera che si presta alla concorrenza e fa emergere l'edizione migliore, perché la concorrenza produce sempre questo. Quando un'opera è sotto diritti ed è di proprietà di un unico editore, è lì in realtà io non ho concorrenza. Quindi l'editore è libero di scegliere, tra virgolette, imporre il prezzo, magari per motivi economici fa una sola edizione, mentre magari io ne preferirei un'altra, che ne so, magari con caratteri grandi perché sono ipovedenti, eccetera. Ma se economicamente non conviene, l'editore, o ritiene che non gli convenga, l'editore non lo fa. Mentre se cerco, che ne so, edizioni a grandi caratteri di qualsiasi opera di pubblico dominio, quasi certamente qualche editore l'ha fatto. Quindi il pubblico dominio consente poi anche le opere derivate. Quindi io prendo la storia di Pinocchio e la rielaboro e, tanto per dirne una, la Disney ha fatto fortuna con il pubblico dominio. Cioè tutte le storie da loro raccontate, da Zio Paperone, eccetera, in realtà erano rielaborazione dei racconti di Dickens, perché Paperone dei Paperoni, che noi conosciamo Paperone dei Paperoni, in realtà è lo Scrooge di Dickens, che poi Disney rielaborò e lo trasformò in un papero, ma in realtà la storia di fondo era quella. Quindi il pubblico dominio consente anche di dare più spazio alla creatività. L'altra questione che mi dicevi invece è come si trova e come si sfrutta il materiale di pubblico dominio online. Allora, c'è un errore molto grande, ma anche molto diffuso, che è quello di ritenere che quello che è online di per sé sia libero.
Quindi io trovo una foto, tranquillamente la prendo e la uso per i miei scopi. Lo fanno addirittura giornali nazionali che prendono delle foto e le pubblicano a corredo dei propri articoli. Questa qua è una violazione di copyright ed è sanzionata dalla legge. In realtà è vero il contrario. Qualsiasi cosa è pubblicata, noi dobbiamo dare per scontato che è sotto copyright. Quindi è consentita la fruizione personale, ma non è consentita la fruizione come creando opere d'arte o usandola per fare una copertina di un libro o una propria lezione a scuola. Diciamo, a proposito delle lezioni a scuola, che qui c'è il cosiddetto fair use, quindi, come dire, si chiude un occhio se la finalità è no profit e didattica è riservata alla propria scuola, però anche qui, diciamo, bisognerebbe prendere qualche misura cautelativa in più. Comunque, in generale, bisogna stare attenti. Per essere tranquilli e sicuri che un'opera sia liberamente utilizzabile, deve esserci scritto esplicitamente che quel contenuto è liberamente fruibile. Noi, ad esempio, in ogni nostra opera alleghiamo un tipo di licenza che si chiamano Creative Commons. Le Creative Commons sono nate qualche anno fa grazie a un avvocato americano che si ritrovò a gestire i diritti, se non ricordo male l'aneddoto, pochi secondi dei Simpson inquadrati in una stanza dove c'era questo televisore in lontananza acceso, che appunto trasmetteva tipo 10 secondi di Simpson. La telecamera si muoveva all'interno di questa stanza e quindi per 8-10 secondi inquadrava questa TV dove il regista aveva voluto mettere un cartone dei Simpson. E questo avvocato americano spiegava che la quantità di documenti necessaria a fare questa operazione equivaleva, tipo adesso non mi ricordo, ma un numero assurdo, tipo 700 pagine di contratto, eccetera, e questo partendo dal fatto che il regista era amico degli autori dei Simpson, che sono subito stati d'accordo, a titolo gratuito. Ma ciò nonostante si scatenò un inferno di burocrazia, di autorizzazioni, permessi, contratti, liberatoria, ma questo film viene proiettato negli Stati Uniti, no, anche all'estero, eccetera. Veramente un delirio. Quindi lui elaborò una serie di licenze standard preconfezionate che anche una persona inesperta, rispondendo a 4-5 domande, non di più, gli forniva quello che gli serviva per distribuire il contenuto. Quindi immaginiamo, io sono un fotografo, un autore, un musicista, e il sistema mi chiede: vuoi consentire che qualcuno possa modificare la tua opera? Vuoi consentire che qualcuno possa guadagnare vendendo la tua opera? E così via. 4-5 domande così, alla fine, in base alla mia risposta, lui genera una licenza Creative Commons. Questa licenza Creative Commons è in due modalità. Anche qui questo avvocato, in modo spiritoso, dice: abbiamo fatto una versione per gli esseri umani, quindi una riga molto chiara, molto semplice, con scritto quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Due righe proprio. Una riga, due righe. E poi, dice lui, oltre alla versione per gli esseri umani, c'è la versione per gli avvocati. Quindi ognuna di queste licenze Creative Commons poi ha la versione estesa, che sono 20 pagine di computer, dove quelle stesse cose che sono state dette in una riga nella versione per umani vengono spiegate in modo dettagliato, però legale, perfetto, ineccepibile, che qualsiasi giudice non può malinterpretare, eccetera, eccetera. Però grazie a queste Creative Commons anche progetti come il nostro possono facilmente applicare le licenze ai propri libri, e chi come voi magari ne fruisce può anche facilmente decodificarle, perché se ad esempio le vogliamo usarle per fini commerciali, lì c'è proprio l'iconcina sì, no. Quindi la posso vendere? Sì, no. Lo so subito, in modo semplice, in modo visivo, e quindi sono molto intuitive. Quindi volete scaricare dei contenuti da internet a uso privato, siete liberi di fare
quasi quello che vi pare. A uso riservato o circoscritto, ad esempio in un'aula, eccetera, avete un certo grado di libertà, perché specialmente per iniziative no profit, di solito il legislatore tende a dar per buona la buona fede del docente, quindi francamente io non ho mai sentito di un docente che è stato perseguito, che ha dovuto pagare multe per aver usato contenuti protetti da copyright, però comunque attenzione, perché se poi il vostro contenuto esce fuori dall'aula, quindi che ne so, fate un'assemblea pubblica, fate un contenuto distribuito online, ecco lì state un po' più attenti. E infine l'uso invece proprio, che ne so, sul sito internet della scuola, e lì fate attenzione, perché ad esempio ho visto tante scuole che pubblicano foto, immagini, eccetera, prese così un po' in giro, eccetera, ma quella roba lì non si può pubblicare perché sono protette da copyright. Quindi fate attenzione. Aspetta che non ti sentiamo. Ecco. Mi sembra che hai detto un po' tutto, perché questo è un po' il nodo che spesso torna quando affrontiamo questo tipo di argomenti, no? Cioè la paura da una parte e la poca conoscenza anche di a che cosa si va incontro. Ma un'ultima cosa, un ultimo, se vuoi, una curiosità, è legato a questa questione dei 70 anni. È vero che questo limite esiste in Italia, ma in altri paesi è diverso? Prima domanda. Seconda domanda, che succede? Allora è vero che il primo gennaio vengono, come dire, tra virgolette, liberati una serie di libri, e voi state seguendo queste liberazioni? Vi danno qualche idea, oppure avete un vostro, diciamo, una vostra così, una vostra pratica editoriale per cui state seguendo dei filoni così che vi vengono proposti dai vostri, certo, volontari? Allora, qui mi scateni la parte polemica che è in me, però la devo un attimo liberare, perché effettivamente noi abbiamo delle leggi in Europa e negli Stati Uniti, stanno addirittura messi peggio di noi, che, come dire, tengono conto delle esigenze solo di una parte e non anche dei lettori. Che cosa sta succedendo in Europa e negli Stati Uniti ancora peggio? Sostanzialmente la legge dei vari stati europei, ma anche la legge americana, dice che le opere culturali in generale devono avere una scadenza. Dopo un certo numero di anni devono diventare di pubblico dominio. La Costituzione americana però non dice quanti anni, dice solo che devono avere una durata e che dopo un po' poi sta al legislatore stabilire la durata. Il trucchetto che i legislatori americani hanno adottato negli ultimi decenni, dietro spinta, diciamo, generosa, munifica di certe lobby, è che ogni 20 anni dilatavano di 20 anni la durata del pubblico dominio. Quindi in questo modo aggiravano il dettato costituzionale di garantire che un'opera avesse una data di scadenza, perché la data di scadenza c'era, rimaneva, solo che se tu la proroghi di 20 anni ogni volta che passano 20 anni stai imbrogliando, cioè ok, c'è una data, ma si muove. Quindi di fatto stai dicendo che ciò che appartiene alla Disney deve rimanere della Disney in eterno, ma questo non fa bene alla cultura, non fa bene alla concorrenza, non fa bene alla creatività, e fra l'altro in America la chiamavano la prassi Disney, perché in realtà ciò che era sempre sull'orlo di andare fuori copyright era Topolino. Dopodiché, che è successo? Dopo qualche decennio di questi continui dilatazioni, infatti non a caso negli Stati Uniti il copyright dura 90 anni e non 70 come in Europa, perché ha fatto un ulteriore salto di 20 anni, diciamo
un minimo di opinione pubblica, un minimo di interesse si è mobilitato, quindi lo scatto successivo che ha portato a 90 anni è stato, diciamo, un po' tardivo, tanto che la cosa è un po' scappata di mano alla Disney, quindi qualche mese fa Topolino effettivamente è entrato nel pubblico dominio. Quindi dopo decenni e decenni anche Topolino è stato liberato, quindi limitatamente al layout del primissimo Topolino, quello lì con i bottoni su bande, eccetera, quella versione là, esatto, Steamboat qualcosa, Steamboat, eccetera, quel Topolino lì è evaso, è finalmente libero e si può, quell'immagine si può riutilizzare. Però effettivamente questa cosa, questa legge non è affatto a tutela degli autori. Sarebbero altre le leggi che si dovrebbero promuovere se volessimo veramente tutelare la creatività, perché le leggi attuali servono a tutelare queste multinazionali che, tra l'altro, siccome ormai ho liberato la mia vena polemica, sono tutte multinazionali offshore che non pagano tasse. Quindi non solo attingono e bloccano il nostro pubblico dominio, ci si arricchiscono e non pagano tasse perché hanno sedi alle Cayman, alle Seychelles, nei posti più improbabili, e quindi si sottraggono alla fiscalità dei vari stati, eludendo, perché l'evasione è un reato, l'elusione invece è accettata, eludendo molti miliardi di euro ogni anno. Mi avevi chiesto anche un'altra cosa? No, ti avevo chiesto come scegliete... Torniamo appunto alla vostra pratica quotidiana, insomma, con questo chiuderei perché mi sembra una curiosità che molti hanno. Allora, lì diciamo, nella nostra situazione il volontario è padrone, quindi noi diamo dei suggerimenti, ma la realtà è che è il volontario a scegliere i titoli, anche perché è un lavoro impegnativo, quindi si deve impegnare su qualcosa che gli piace, che lo appassiona. Quindi la prima direttiva è scegli tu cosa fare, dopodiché, insomma, se non hai idee, eccetera, ovviamente noi diamo un suggerimento, e uno dei suggerimenti più forti è che effettivamente anche noi ogni primo gennaio partecipiamo a quella che si chiama la festa del pubblico dominio, perché effettivamente il primo gennaio di ogni anno alcuni autori entrano nel pubblico dominio perché sono appunto trascorsi 70 anni dalla loro morte, e quindi noi sul nostro sito, verso i primi di gennaio, i primi di febbraio, pubblichiamo l'elenco di opere che potenzialmente diventano di pubblico dominio, e di solito alcune decine di volontari poi le adottano e nel giro di qualche settimana o di qualche mese poi approdano su Liberlibre. Quindi sì, assolutamente la festa del pubblico dominio la festeggiamo, e anche qui vorremmo che questa cosa fosse più conosciuta, perché il pubblico dominio è qualche cosa che è nel nostro interesse, quindi va assolutamente difeso. Va bene, grazie Marco, grazie. Penso che tu sia stato esauriente sia per quello che riguarda il progetto, ma soprattutto per la filosofia del progetto, le questioni che sono dietro apparentemente a una cosa tutto sommato abbastanza facile, che uno vede da fuori e dice: ah, vabbè, questi prendono un libro, fanno questo, lo copiano, mettono il link, eccetera, eccetera. E vabbè, e quindi invece c'è tutto questo lavoro, che tra l'altro è un lavoro, tu ricordavi, che dura da alcuni decenni, diciamo. Come si vede dal colore della mia barba, da qualche... E che anch'io sto seguendo da alcuni decenni, e si vede anche questo. Senti, grazie veramente, e grazie a voi ovviamente che ci avete ascoltato e ci avete seguito fino adesso, e alla prossima.